Buongiorno a tutti, sono Vilma Proglio, dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Alba, quartiere Moretta. Al nostro istituto comprensivo afferisce la scuola secondaria di primo grado Sandro Pertini, all'interno della quale si trova l'indirizzo musicale. Al nostro indirizzo musicale sono iscritti una settantina di ragazzi, suddivisi in quattro classi di strumento musicale, flauto traverso, chitarra, clarinetto e pianoforte. I ragazzi studiano lo strumento musicale individualmente con il loro docente specializzato e allo stesso tempo imparano a suonare in orchestra. L'approccio infatti della musica d'insieme per noi è molto importante perché l'apprendimento dello strumento sia un apprendimento corale condiviso in cui tutti con il loro strumento apportano il loro contributo a costruire il brano musicale e le emozioni della musica. Pertanto si esibiscono in orchestra fin dalla classe prima. Non è necessario conoscere uno strumento musicale o averlo studiato preliminarmente per potersi iscrivere all'indirizzo musicale. All'interno del nostro istituto comprensivo ci teniamo molto a portare l'approccio alla musica fin dalla scuola dell'infanzia, proprio per valorizzare anche lo spirito dell'istituto comprensivo. Pertanto i nostri docenti lavorano quotidianamente con la musica proprio a partire dalla scuola dell'infanzia con i bambini pertanto piccoli dai 3 ai 6 anni. Questo studio procede poi nella scuola primaria e si estende alla secondaria di primo grado, non solo peraltro alla sezione indirizzo musicale. Per fare questo esiste un raccordo tra i docenti, una programmazione condivisa, una collegialità e anche un'attività di autoformazione in cui i nostri docenti di strumento formano su aspetti tecnici e didattici gli insegnanti, i colleghi e gli altri ordini di scuola. Quindi la trasversalità e anche la multidisciplinarità per noi sono molto importanti perché la musica è un linguaggio universale e trasversale che può unire le competenze e le discipline. Come stiamo vivendo in questo momento, consente di abbattere le barriere, i confini e di tenerci tutti insieme. La nostra scuola secondaria di primo grado è ospitata nei nuovi locali della scuola secondaria Pertini, un edificio che è stato inaugurato lo scorso anno, quindi nel 2019, un edificio moderno in cui gli spazi sono stati pensati proprio per essere funzionali anche ai ragazzi dell'indirizzo musicale. Quindi ci sono aule per lo studio dello strumento e ovviamente l'esercitazione e l'applicazione e un grande ambiente dedicato alla musica d'insieme e attrezzato proprio a questa finalità. Quindi nell'ambito dello spirito del nostro istituto comprensivo la musica è veramente una parte fondamentale. Sono Maria Carla Cantamessa, flautista ed insegnante di flauto traverso presso la scuola media Pertini di Alba. L'indirizzo musicale è una peculiarità della scuola italiana. Si tratta di studiare lo strumento musicale all'interno del percorso della scuola dell'obbligo, insieme con docenti qualificati e specializzati all'interno di classi in cui tutti i compagni imparano la musica. Non tutti suonano lo stesso strumento, ci sono nella nostra scuola per esempio flautisti, clarinettisti, chitarristi e pianisti. L'obiettivo non è quello di coltivare dei musicisti individuali, l'obiettivo nostro è quello di far lavorare i ragazzi insieme fin da subito, sia nell'approccio allo strumento, sia nell'approccio alla musica d'insieme, che viene attivata fin dalle prime lezioni. Che cos'è l'indirizzo musicale? L'indirizzo musicale è un progetto che si colloca all'interno del percorso di studi della scuola media, in cui 4 docenti di strumento, insieme con l'intero consiglio di classe, progettano e collaborano perché gli studenti possano crescere dal punto di vista musicale. Che cosa significa? Significa che gli alunni arrivano alle prime lezioni di prima media, non si conoscono, ma iniziano a collaborare insieme. Procedono nei 3 anni allo studio dello strumento, allo studio della musica da camera, allo studio dell'orchestra, attraverso attività che li vedono collaborare, che li vedono crescere insieme. Non soltanto nella nostra scuola, ma anche al di fuori, sul territorio della città in cui cerchiamo di collaborare il più possibile attraverso esecuzioni in pubblico, attraverso collaborazioni, ma anche al di fuori della nostra città. Per esempio con una collaborazione stabile con un'orchestra di fiati di Firenze con la quale ci gemelliamo regolarmente, oppure attraverso concorsi, attraverso rassegne,
o anche attraverso reti di collaborazione, per esempio la rete con il liceo musicale di Alba, la rete delle scuole medie a indirizzo musicale che dà origine a una splendida orchestra che tutti gli anni si esibisce nelle piazze più belle della provincia, oppure anche con reti nazionali, in questo caso la rete interregionale dei flauti della Toscana che ci vede partner e con la quale collaboriamo con attività a distanza in questo momento, ma anche in presenza negli anni passati.